Buonasera a tutti. Allora, avete dei programmi in mano che hanno un programma, hanno una serie di pezzi come fosse un concerto normale, perché questi programmi risalgono, la stampa di questi programmi risalgono al momento in cui abbiamo spedito il programma della serata. In realtà da quel momento a oggi molte cose sono cambiate perché è diventato uno spettacolo con un'attrice, con un'azione che si svolge, raccontata, e quindi gran parte di quei pezzi sono quelli indicati, ma cambiano nell'ordine e in alcuni casi ci sono state delle sostituzioni e soprattutto delle aggiunte. Fortunatamente sullo schermo che c'è qua dietro potrete vedere i titoli, quindi diciamo che fa fede fino a un certo punto al programma che avete in mano. E questo spettacolo è il risultato, diciamo, di un esperimento. Da ormai 8 anni Archivio della Sinfonia Milanese, che è il progetto di cui mi occupo, cerca di collezionare e di valorizzare attraverso l'esecuzione, la pubblicazione, le opere del patrimonio musicale della città di Milano e della Lombardia. E io ad ogni concerto cercavo, siccome oltre a creare una prassi musicale bisogna anche creare un pubblico quando si va a ravanare in un repertorio nuovo, dovevo sempre fare una parte educational, diciamo, nei concerti in cui raccontavo un po' qualcosa sulla musica. Questo è un esperimento perché l'introduzione al clima dei brani, al clima dell'epoca, a quello che succedeva, viene fatta da un'attrice, quindi è uno spettacolo, diciamo, concluso, tutt'uno, da assaporare dall'inizio alla fine come una cosa unica. Buon divertimento. La casa rossa di mattoni, come ce ne sono tante. Il suo Alessio ha cresciuto 8 figli con il mestiere di suo fratello Giuseppe, dello zio Baldassarre e dei suoi 2 cugini, tutti oboisti. Vecchie bombarde, ciaramelle, cimeli di un passato francese sono ovunque a casa della famiglia San Martini. Il piffero è il primo gioco dei bambini e i discorsi a tavola finiscono sempre sulla forma del rocchetto e sull'ancia, sulla svasatura delle campane e sulla qualità del bosso. Il timbro incisivo del suono dell'oboe campa 5 famiglie a Milano nel 1700. Il governo spagnolo non incoraggia certo le esecuzioni strumentali fuori dai palazzi e dai luoghi di culto e quindi si suona nei quartetti dai signori durante una cena o un ricevimento oppure in chiesa per un matrimonio o un funerale. Un oboe è sempre indispensabile, da il là a tutta l'orchestra. Stasera il signor Alessio deve incontrare il maestro Bianchi. L'occasione è l'esecuzione di un suo concerto grosso, mascherato da concerto da chiesa per non infastidire le autorità. Il Bianchi, si sa, è un grande ammiratore del romano Corelli. Di 100 tamburi che annunciano l'arrivo delle truppe austriache degli Asburgo. Sì.
venire delle idee, messa lì, in mezzo ai campi, senza la suggestione di un Arturo, senza il beneficio di un fiume che la taglia, è sola con se stessa. Milano non distrae, ti tiene concentrato, fatta per riunire gente. Milano non vuol piacere, non le serve piacere, infatti non piace, quasi a nessuno. Milano si compiace di non essere bella, di quella bellezza che fa bene le città. Milano sfida la bellezza a colpi di provocazioni e al posto del fiume che non c'è, scava una rete di canali per niente pittoreschi, con le loro macchinose cateratte, i tristi ponticelli, le darsene sporche della ruggine e del grasso dei barconi. Le rogge non ispirano i poeti, muovono ingranaggi. Non si fa scrupolo di abbattere le vestigia di un glorioso passato imperiale per costruire il nuovo, che sia un palazzo o una strada. E dei palazzi di epoca romana, del circo, del foro, non rimane più traccia, se non nel nome di una o due vie. Milano è spregiudicata nel mescolare gli stili per il gusto di contraddire il comune senso del bello. Il Duomo è il gigantesco magnete al quale si sono attaccati tutti gli ornamenti di questa città e attorno sono rimaste solo strutture che ostentano la loro funzionalità, facciate sobrie o addirittura scarne, superfici lisce con il lusso della vastità o interi volumi di mattoni su cui leggere l'ingegno della posa. Ci sono luoghi dove la decorazione è ricchezza, qui è un pelo, inganno. Non è una città per passeggiare, per stare in giro a far niente, non ci si siede in piazza a vedere chi passa. Le strade servono per transitare, le piazze per smistare il traffico. E poi Milano, più che fatta di strade, di piazze, di palazzi, di chiese, è fatta di gente. Non importa essere nati a Milano per essere milanesi. Milano è di tutti perché ce n'è per ciascuno. Senza apparenti attrattive, eppure attrae. La sua pianta a forma di ruota accentra persone, culture e pensieri e li fa girare tutti insieme. Di questo è fatta questa città, di movimento e di lavoro, che è attività, funzione, servizio, elaborazione, risultato, un laboratorio, luogo di esecuzione e trasformazione, di sfida. L'arte è tecnica, oggetto, prodotto, opera. E tra tutte le arti, la più sfuggente e misteriosa, l'arte del suono, di cui Milano ha sempre avuto il primato. La musica è il vero gemello di questa città, una ricchezza consona alla temperanza di Milano. La musica è vibrazione dell'aria, la materia è solo un mezzo per me, non può possedere. La musica è tempo organizzato, è architettura senza materia, danza senza corpo. La musica è un verso discreto e impalpabile. È l'attimo presente, che improvvisamente si illumina, si sveglia e aspira all'eternità. Dove il tempo è un bene prezioso, godere della musica e godere il tempo.
poteva essere spagnola una città così poco spagnola? Piuttosto l'Austria. Milano è a pieno diritto una città dell'Europa continentale. È nata Maria Teresa, la futura imperatrice. E quando ci sono i bambini, Santa Lucia è davvero una festa. Si capisce dalla musica per le strade, nelle accademie, nei teatri. Il concerto più atteso è quello di Antonio Vivaldi, il prete rosso. Fra i giovani è il violinista più popolare e amato per il suo stile spregiudicato. Fra quelli che fanno musica, due quindicenni. Giovanni Battista, figlio di Alessio l'Egoista, con il suo amico Antonio. I ragazzi sono catturati dal virtuosismo e dalla potenza del suono del veneziano. Anche loro hanno in mente una musica che vuol farsi sentire. Giovanni Battista ha fretta di scrivere un pezzo, eccitato come a quella sera. Corre lungo la Cagranda fino al portone di casa, tutto ispirato. Sarà stato di certo il battere impaziente che passa sulle scale che portano su nella sua stanza a suggerire la vita percussiva dei miei amici che la sua mamma.
famoso trattatista diceva: i compositori si dividono in quelli che hanno l'impeto e quelli che hanno il mestiere. Beh, che lei aveva il mestiere, l'esperienza di una vita passata a studiare, ad assimilare lo stile dei grandi e la capacità di cogliere le nuove tendenze. Chissà oggi se a Parma o più su, in mezzo alla campagna verso Piacenza, c'è neve, o se il concime nei campi mescola il suo vapore grasso alla nebbia. Farà freddo, sicuro, ma non come su questo battello sullo stretto di Oresu, che dalla Scania traghetta in Zelanda. Intorno è il gelo. L'isola di Sol che ci siamo lasciati a destra nel buio è simile a una lastra di ghiaccio. In lontananza il fumo di Copenaghen è la promessa di un po' di tepore. Il maestro Keller se ne sta rintanato in cabina avvolto nella fastosa coperta di pelliccia che la contessa Edvig Tube, l'amante del re di Svezia, gli ha premurosamente donato per affrontare il viaggio. Padre tedesco, ma madre parmense, gli è rimasta la cantilena emiliana nell'accento, anche se dalla sua pianura è venuto via presto. Da uomo di mondo quale si può chiamare Kelleri, approfittando della grande fama che i musicisti italiani hanno in Europa. Fortunato Kelleri, fortunato nel nome e nel destino, ingaggi all'estero e in Italia per scritture nei teatri di corte di Spagna, Germania e Firenze. 19 opere composte tra il 1707 e il 1722. 3 anni al servizio del principe arcivescovo di Würzburg prima di trasferirsi a Kassel come maestro di cappella al servizio dell'angradio Carl di Hesse. Poi si trasferisce a Stoccolma in qualità di direttore della musica di corte. Ora, ottenuto dal sovrano il prestigioso titolo di consigliere della cour e direttore della musique, preferisce tornare nella sua amata Kassel al servizio del vicario amministratore Wilhelm. Ha passato i 50 e Stoccolma è troppo fredda. Le stanze del palazzo, quelle sono ben riscaldate con un sistema avveniristico di condotti di aria calda, ma ogni volta che usciva in inverno, oltre 30 gradi di escursione termica si abbattevano sul suo cagionevole sistema respiratorio, provocando i suoi frequenti raffreddori. Il battello approderà in Danimarca tra un'ora e solo domattina una vettura porterà il maestro e il suo giovane assistente Gustavo fino al fiordo della contea di Storstrom. E ancora giù fino a Lubecca per proseguire a sud, dove il sole in inverno riesce ancora a portare un po' di tepore attraverso le orangerie di palazzo. I continui viaggi hanno abituato il maestro a lavorare su qualunque mezzo di trasporto e in cabina, al lume della lanterna, Gustavo trascrive in bella copia interi spartiti, silenzioso e preciso. Ma a volte, nel trascrivere, non resiste la tentazione di dire la sua sui repentini passaggi dal modo maggiore al modo minore alla maniera dei milanesi. Fortunato anche ad avere un giovane assistente fanatico della sinfonia. Il ragazzo ama Brioschi e San Martini perché sono forti con quel volume di suono e si fanno sentire. E poi, vedete, è uno stile concepito per andare subito al cuore, contrappunto semplice e tonalità maggiori per pulire lo slancio musicale. Il maestro sente che quella è la musica del futuro e lo asseconda nelle discussioni sui ragazzi di Milano. Sì, Gustavo, certo, è quel fraseggio sincero che porta necessariamente ad una maggiore chiarezza del discorso, perché è ovvio, un discorso chiaro lo capiscono tutti. Kelleri è un musicista affermato, una celebrità che però non si accontenta del successo. Lui, che ha composto la colonna sonora dell'aristocrazia europea, vuole più ascoltatori, conquistare il nuovo pubblico, vuole la gente, i borghesi, la vera popolarità. Lui, l'uomo del secolo scorso, non solo ha l'intuizione, ma anche l'ingegno per cavalcare questa onda nuova che porta la musica all'intera società e la rende bene comune. Non ha più il calore dei 20 anni, ma non si è mai arroccato su posizioni conservatrici e non si fa scrupolo di padroneggiare i linguaggi d'avanguardia per arricchire la sua scrittura già collaudata. Può ben dire di averle viste tutte. Ha girato in mezza Europa e ha conosciuto i più grandi musicisti di tutti i regni. Ma quei giovani pazzi milanesi hanno qualcosa.
quale organizza il trasbordo dei bagagli nella neve, mentre l'incaricato del principe Federico vidima i documenti alla dogana. Gustavo ha la faccia contro i piccoli vetri brinati della cabina. Il maestro si prepara nella portantina, seguito dal segretario e da Constance, la fantesca che non vede l'ora di ritornare nella sua cassa. Appena si apre il portellone, la portantina si alza e quindi esce il vetto ghiacciato. Diciamo passata la notte, ma qui le notti non passano mai. La slitta per Storstrom è in partenza. I viaggiatori si sono sistemati al coperto sui canapè. Al grido del vetturino i cavalli cominciano a spingere sui berretti e poco dopo il trotto prende ritmo fino a formare un cavolo di zoccoli sul quale Tonio canticchia qualcosa tra sé. Gustavo ha riconosciuto il motivo, ma non riesce a riprenderlo, tanto è sgangherato, asimmetrico, guizzante. Il maestro ha gli occhi chiusi, il viso fasciato da uno scialle, tutto chiuso nel suo bozzolo di pelo, e ascolta quella musica folle, senza un tema. Vorrebbe ripetere quei passaggi, ma non è per niente facile. La superiorità intellettuale si manteneva in soggezione verso di lui.
Io vorrei tanto andare a un suo concerto, come quando siamo stati a Londra per ascoltare Handel. Sospira lo scrivano. Conosce i pezzi di Briosi a memoria. Alla corte di Svezia si suonavano spesso, ma lui se li andava anche a guardare in biblioteca ogni volta che passava da Darmstadt o da Stoccarda nelle tournée del maestro. Farai gelosie del maestro, rimprovera sognona Costanz. Il maestro fortunato che lei non dice nulla. Cos'ha? Lui? Meno. Da essere geloso di un ragazzino. Ma lavora d'ascolto e ogni volta che annota un appunto lo fa pensando alla faccia di Gustavo mentre trascrive, per vedere se riesce a sorprenderlo dall'attualità della propria musica. Infatti Gustavo sorride appena appoggia la penna sul pentagramma pulito e si china sul foglio. Con amore. Maestro, devo scrivere proprio così. Con amore. Non ti piace come indicazione di tempo? Non l'ho mai sentita, ma è molto bella, molto italiana. Poi buco la frase nei parti dei violini, seduto al suo scrittoio da viaggio nella stanza di Amburgo, dove resteranno due notti prima di raggiungere Kassel. Due notti e due giorni di pioggia. Di pioggia e di freddo. Il maestro non si muove dal letto. Nell'atrio Costanz garrisce finalmente di nuovo in tedesco con la ragazza della biancheria e il segretario ride. Tonio è a Amburgo e non perde l'occasione per stare in giro. Gustavo, se non lavora allo spartito, guarda fuori dai vetri la pioggia e pensa a Milano, contesa da austriaci e spagnoli, alla guerra che si allarga fino a Mantova e Pavia, alla sua famiglia a San Luigi, agli amici che fanno musica laggiù, anche loro.
prima di continuare, solo una precisazione. Il violino solista in Vivaldi, vi sarete accorti che non era Elisa Citterio, è Nick Robinson, che ha sostituito lì. Un'altra cosa, perfetto, benissimo. C'era un guasto al video che adesso è stato riparato. Gianluca Pallavicini era membro di una nobile casata genovese. Intrapresa la carriera militare, comanda la flotta vicereale del Regno di Napoli contro gli spagnoli durante la guerra di successione polacca e più tardi la flottiglia del Danubio contro gli ottomani. Entrato a far parte degli ambienti diplomatici austriaci, nel 1944 viene nominato ministro delegato per la Lombardia sotto il governo di Maria Teresa, poi ministro plenipotenziario e comandante generale delle truppe austriache nel Milanese. Il 16 dicembre del 1745 Filippo di Borbone è alle porte di Milano a proclamarsi re di Lombardia, costringendo lo stesso governatore Pallavicini a rifugiarsi nella fortezza di Mantova, da dove Maria Teresa gli dà disposizioni per la creazione di un nuovo governo d'emergenza fino a che l'ordine non sia ristabilito nel capoluogo lombardo. Il Pallavicini potrà fare rientro a Milano quasi un anno dopo. Dopo queste azioni, il governo prende la decisione di porre un uomo di maggior posto al governo di un'area tanto delicata quanto era quella del Milanese. Viene scelto Ferdinand Bonaventura Fonarra, che si trova ora a governare uno stato estremamente impoverito dalle eccessive tassazioni e dalle devastazioni delle guerre. Liberato il commercio dal giogo delle tasse, favorita l'industria alimentare, conclude trattati con gli stati confinanti che di conseguenza non diventano più rifugi di ladri e assassini che poi si riversano in Lombardia, diminuendo drasticamente anche il rischio di crimini. In soli 3 anni Fonarra riesce a risollevare in maniera eccellente le sorti del Milanese. Ma deve lasciare il proprio incarico. La morte del fratello lo prova fortemente e ritorna a Vienna. È il momento per Pallavicini di riconquistare la fiducia e la stima dei milanesi. Carnevale, quando la carrozza del candidato governatore si ferma davanti a un palazzo di via Marino, sede della Cadepa dei Trasformati. Gianluca Pallavicini scende scortato dai suoi fedelissimi avvolto in un mantello scarlatto. A attenderlo nel salone delle feste c'è l'intelligenza milanese, riunita dal conte Giuseppe Maria Imbonati, per l'occasione abbigliato alla marinaresca. Il poeta Carlo Antonio Tanzi, segretario dell'Accademia, che indossa un domino nero con baute in omaggio all'ospite veneziano, il giovane scrittore Giacomo Casanova, si precipita a fare gli onori di casa, mentre i camerieri in livrea offrono liquori e pasticcini su grandi vassoi d'argento. Pallavicini contraccambia gli omaggi degli accademici e si fa accompagnare da Tanzi nello studiolo appartato, dove sono già riuniti il pittore Benigno Bossi, l'imprenditore Felice Clerici e l'amico musicista Giovanni Battista San Martino. «Bentornato a Milano, eccellenza!» esclama entrando il conte Imbonati. «Nella vostra Milano!» specifica. Pallavicini è un militare, ma sa che per riavere il potere stavolta non serviranno le armi, ma piuttosto l'appoggio e l'approvazione di una borghesia che sta affermando un nuovo concetto sociale e culturale. Ci sarà da conquistare la benevolenza dei ricchi commercianti, dei proprietari delle tante fabbriche, degli editori che continuano a aprire le loro stamperie sulle rive dei navigli. Parla Clerici, che in San Vittore possiede una fabbrica di maioliche e che ha appena aperto a Porta Ticinese la più grande manifattura tessile milanese, come rappresentante della nuova classe sociale. Fonarra ha portato riforme di giustizia, ma era solo un dirigente funzionario dell'impero, apprezzato soprattutto dalla diplomazia e dalla politica. Voi dovete arrivare alla gente di questa città, che ora vuol godersi la pace e il benessere. Stupiteci, eccellenza, e saremo dalla vostra parte. Il conte Imbonati
il motto virgiliano dalle georgiche: et sterles platani malus gestione valentes, indicante che con sagaci innesti perfino dallo sterile platano si possono ottenere frutti. Il maestro San Martini è la persona che farà fruttare la vostra politica. Quell'estate, proprio davanti al castello sforzesco, Gianluca Pallavicini fa erigere una grande tribuna in legno dalla quale l'orchestra di San Martini, che per l'occasione è stata ripolpata di ben 8 contrabbassi con le loro note gravi e con la tecnica dell'anco battuto, fa vibrare gli spalti producendo un effetto tellurico. Le corde basse, infatti, non sono rivestite come in Germania, hanno un gran bel diametro, sono tesissime e fanno vibrare lo strumento con grande potenza. Corde così non possono emettere suoni dolci e tenuti, ma vanno pizzicate, percosse, martellate con archi corti e possenti. Per 3 volte la settimana la musica si diffonde nelle vie del centro fino a Piazza Mercanti, dove, per festeggiare finalmente la sua rielezione a governatore di Milano, Pallavicini ha fatto arrivare un vero rinoceronte, vivo, per lo stupore dei suoi ritrovati cittadini. Thank you.
Era la mattina di Pasqua, quando il regio teatro di Care fu distrutto dalle fiamme. Lui era lì, fermo in piazza davanti al Palazzo Reale, a guardare i bagliori delle fiamme sui marmi del Duomo. E i suoi ricordi seguivano le volute del fumo nero che saliva per disperdersi in cielo. In quel teatro era iniziata la sua carriera con la sua prima opera, Candace, alla quale erano seguiti altri numerosi successi, il Gran Tamerlano, il Re Pastore, le Cantatrici. Poi la memorabile serata di Mitridate nel Ponte, del giovanissimo Amadeus Mozart. Un trionfo a cui tutti avevano contribuito con passione. Lui per primo, con il compito prima di preparare i cantanti, poi di accompagnare il clavicembalo agli recitativi. Quello era il loro teatro. E le fiamme se lo portavano via. Ma forse era un segno. Un'epoca finiva e ne sarebbe iniziata un'altra. La musica nuova a Milano chiedeva un nuovo teatro e di lì a poco l'avrebbe avuto. Sono passati 6 anni. Melchiorre Chiesa è stato molto fuori da Milano. La fama lo ha portato a eseguire la sua musica in tutta Italia e in Europa fino a Londra. Adesso è tornato. Salieri vuole lui al clavicembalo per la serata di inaugurazione del nuovo teatro. Ancora fermo in mezzo a una piazza. Guarda la facciata neoclassica dell'edificio costruito dopo l'incendio del Teatro Ducale. Lì c'era la chiesa dove fu maestro di cappella, Santa Maria della Scala. Sorride con nostalgia. Poi si avvia con lo spartito sotto braccio verso l'ingresso degli artisti, cercando di orizzontarsi in quello spazio che a lui fu tanto familiare. Adesso che la Scala non è più la chiesa di cui aveva la direzione musicale, ma il più grande teatro di Milano, lui è ancora seduto al secondo clavicembalo e considera i casi della vita, mentre i valletti iniziano a spengere i lumi per l'inizio dell'apertura. Thank you.
tipografo in Rialto, porgendo lo spartito stampato a Francesco Zappa, venuto apposta da Milano. Il giovane musicista se la gira tra le mani con cautela. Una copia. Per la prima volta può vedere la sua musica stampata sul pentagramma, ovvero una copia della sua musica. Non fa lo stesso effetto che scorrere i fogli manoscritti nella sua bella calligrafia. Non c'è il fascino e il valore della manualità con i suoi limpidi, le sue indecisioni, i suoi ripensamenti. Lo spartito stampato nero su bianco è uno schema freddo e impersonale, un tracciato tecnico accessorio all'esecuzione, uno strumento, insomma. Ma è il futuro della sua arte. Esce con la copia sotto braccio e si avvia verso San Marco, eccitato dalla novità. La sua musica potrà essere riprodotta e diffusa. L'editoria renderà popolare il suo lavoro, le sinfonie potranno essere replicate ovunque e sempre da strumentisti di tutto il mondo. Saranno imperiture come le grandi opere letterarie dei classici. Questo almeno ama dire Marino, editore di Venezia. Forse più per giustificare l'ingente investimento nella sua impresa che non per un sincero amore per l'arte. Anche questo è il significato di una copia. Un esemplare tra i tanti identici che passeranno di mano in mano nello spazio e nel tempo, ben rilegati in una copertina rigida. Questi fogli attraverseranno i confini della Germania e poi quelli polacchi per arrivare a Danzica, dove saranno eseguiti, poi l'Olanda, l'Inghilterra. Alla fine di Calle della Merceria pensa già alle Americhe e, passato l'arco dell'orologio dei Mori, gli si para davanti, che punta dritto contro il cielo, il campanile di San Marco. Quando nei primi del Novecento l'architetto americano Galen Howard innalzò la Sutter Tower all'interno dell'Università di Berkeley, pensò a una copia del campanile di San Marco. Infatti, per studenti e professori, quella torre è semplicemente The Campanile. Frank lo guarda da sotto puntare dritto contro il cielo della California prima di entrare nella Grey Harbor Music Library, dove spera di trovare il suo nome nella quinta edizione del Grove, il più importante catalogo di musica del mondo. Perché Frank è un musicista affermato, un artista, uno sperimentatore, un fenomeno musicale che ora cerca riconoscimento anche negli ambienti culturali più ufficiali. Deve sfogliare centinaia di pagine prima di arrivare alla Z, poi punta il dito e scorre le righe. Zaccao, Zandona, Zappa, Zappa. Ma non Frank. Bensì Francesco, il nome di suo padre. Francesco Zappa, Milano, attivo tra il 1763 ed il 1788-1794. Violoncellista e compositore italiano. Nella biblioteca di Berkeley c'è una copia di uno spartito di Francesco Zappa, arrivato lì chissà da dove. Il trasgressivo autore di Freakout catturato dall'omonimia, forse una discendenza in fondo della sua famiglia di origine italiana e quindi un'eredità che dovrà di lì a poco riscattare. Il virtuoso della chitarra Frank e il virtuoso del violoncello Francesco Zappa si trovano in California grazie alla copia di un trio.
Quella musica stampata a Venezia sarà eseguita ancora dopo 2 secoli da Frank Zappa e incisa in vinile nel 1984 per essere distribuita nel mondo in decine di migliaia di copie. Thank you.
che nella prima parte non funzionava il video e c'era diversi video che dovevano andare, come bis mandiamo uno dei video mancati nella prima parte.
niente.